Buongiorno amici, in questo video staremo insieme ogni mattina a partire dalle 5:30-6 per una settimana. Ho deciso di alzarmi presto per un po' perché questo è un periodo molto intenso per quanto riguarda il mio lavoro da giurista. Ci sono veramente tantissime cose che devo fare anche al di fuori del lavoro, cioè cose che voglio fare, e mi sembra di non avere il tempo. Dopo che ho finito di lavorare mi sento sempre troppo stanca, quindi alla fine non riesco a portare a termine tutto quello che desidero, e per questo ho deciso di alzarmi presto e darmi da fare prima di iniziare la giornata di lavoro. Poi tra meno di 2 settimane partirò per una grandissima avventura per la quale ho molti preparativi da fare, e quindi in questo periodo la mia agenda è fittissima, ma vi darò più dettagli sulle mie attività nel corso del video. In generale desidero avere più tempo per me stessa e per i miei progetti, e questo è il motivo della sveglia così presto. Vedremo poi se riuscirò a mantenere questo standard per tutta la settimana. Stamattina, quando non c'era ancora luce, ho dedicato un po' di tempo alla fotografia con poca luce, perché è una cosa della quale mi sto esercitando, e adesso vi porto a vedere l'alba. Mi sono cambiata per fare un po' di esercizi qua fuori in prua. Mi piace tantissimo alzarmi presto perché posso fare tantissime cose, e l'allenamento è una delle cose alle quali voglio dare priorità in questo periodo, al mattino, soprattutto al mattino, poi anche un po' al pomeriggio, perché l'avventura per la quale partirò mi richiederà un pochino di preparazione fisica e quindi mi devo impegnare un po' di più rispetto al solito. C'è una luce abbastanza bella e mi sono preparata per venire qui fuori a filmare un video per voi, però c'è un po' di vento, non so se ci riuscirò. Adesso provo, vediamo un po' come viene l'audio. Sono riuscita a girare il video, è quello in cui vi racconto del mio lavoro da remoto sulla barca vela. Vi lascio il link in descrizione. Adesso sono le 8:15, ho bevuto il caffè fuori, c'era un pochino di sole quindi si stava bene, però poi sono arrivate le nuvole, è arrivato il vento ed è diventato troppo freddo, quindi sono rientrata dentro. E adesso ho ancora un po' di tempo prima di dover iniziare a lavorare, e ci sono due cose che voglio fare. La prima è scaricare rapidamente i video che ho fatto fuori sul computer e metterli un pochino insieme in modo da avere un po' una struttura. E la seconda è studiare, e dopo che avrò fatto questo primo lavoro vi dico che cosa studio. Ho finito di imbastire il video e farò poi editing stasera, se avrò tempo, oppure domani mattina quando mi alzerò presto di nuovo. E adesso uso il tempo che mi rimane prima di iniziare a lavorare per studiare, e studio spagnolo. Come forse sapete se avete guardato i video precedenti, ho alternato un po' spagnolo e portoghese. Il portoghese brasiliano mi serve per lavoro, per parlare con alcuni colleghi, ed è in generale una lingua che voglio imparare, però più in relazione all'ambito professionale. Mentre lo spagnolo mi serve per un progetto personale che scoprirete presto. Per studiare in questo periodo sto utilizzando un'app che si chiama MosaLingua. Ho l'accesso gratuito che mi è stato dato da MosaLingua per testare l'app, l'ho utilizzata per gli ultimi 2 mesi. Non ve ne ho ancora parlato perché volevo prima testarla bene, prima di esprimere la mia opinione, e mi sto trovando benissimo. L'apprendimento è basato su Active Recall e Spaced Repetition, quindi quei due principi che io sostengo molto in relazione all'apprendimento, dei quali ho parlato tantissimo. E poi un aspetto molto positivo di quest'app è che la pronuncia è buona, cioè le frasi, le parole sono pronunciate da madrelingua, non c'è quella fastidiosa voce robotica, e poi si può utilizzare anche offline. Vi lascio il link all'app se volete dare un'occhiata. Io in questo periodo mi sto concentrando sullo spagnolo, sto studiando ogni giorno, capirete molto presto il perché, e adesso per la prossima mezz'ora mi dedico allo studio.
Alle 9, finito di studiare e soddisfatta della mia mattinata, ho iniziato a lavorare. Sono riuscita ad alzarmi di nuovo presto, molto prima dell'alba, ho guardato l'alba fuori, poi ho fatto un po' di pianificazione per la mia prossima avventura, ancora ho letto un po' di cose, un po' di guide, presto scoprirete di che cosa si tratta, poi sono andata a fare due passi e sono appena tornata e adesso mi devo mettere a fare moltissime cose, prima tra tutte devo mettermi a fare editing di un video che spero di riuscire a far uscire domenica, ho molti video da editare in questi giorni e dopo userò il tempo rimanente per studiare. Mi sono portata un po' avanti con l'editing, il montaggio del video, non ho finito, penso che andrò avanti stasera dopo che avrò finito di lavorare, ma adesso smetto perché voglio utilizzare quest'ultima ora che mi rimane per studiare, devo studiare due cose, la prima riguarda un po' un investimento tecnologico che ho fatto per il canale YouTube, ho comprato una nuova macchina fotografica, telecamera, in modo da poter portare sul canale video di qualità più alta, i video che vi meritate, però adesso siccome questa macchina fotografica ha 1 miliardo di funzioni devo imparare bene a settare tutto quanto in modo appunto da fare video di qualità. La nostra seconda mattinata insieme è finita, adesso è ora che io vado a lavorare, però godiamoci per qualche minuto l'atmosfera che c'è qui fuori, la tranquillità, il fatto che si veda l'Etna ancora con un po' di neve, il mare calmo, l'assenza di vento, il sole velato un pochino dalle nuvole e ovunque voi siate ricordatevi di fare una pausa ogni tanto, di guardarvi intorno e godere di quello che vi circonda. Adesso vado a lavorare e noi ci vediamo domani mattina. Buongiorno amici, appena alzata stamattina ho subito iniziato a lavorare ai contenuti di YouTube, sto lavorando a YouTube molto di più del solito, sto facendo molto editing, pianificando perché come vi ho anticipato partirò molto molto presto per una grande avventura, starò via un po' e non avrò tempo di fare editing dei video, filmerò tantissimo, vi porterò con me in ogni singolo passo, ma non avrò tempo di fare editing e non avrò il wifi per caricare video. E quindi voglio portarmi avanti in modo che nel periodo in cui sarò via il canale sia coperto il più possibile e anche perché ho tutti questi video che ho già filmato e tutte queste idee che non voglio perdere per strada, quindi mi sto dando da fare adesso. Ma adesso finisco quello che sto facendo e andiamo insieme a fare una power walk perché penso che sarà una bella giornata di sole oggi. Thank you.
Buongiorno amici, sono riuscita di nuovo a svegliarmi presto. Stamattina è stato più facile perché il tempo è bellissimo, il cielo è sereno e fa freddo, ma comunque il fatto che il tempo sia bello invoglia ad uscire fuori e sono uscita fuori, ho ammirato l'alba e poi il sole è sorto, ha iniziato a scaldare un pochino la barca e anche il mio corpo e ho fatto un po' di allenamento qui fuori e adesso ho finito con i capelli un po' arruffati, vado a farmi un caffè e poi mi preparo per iniziare le mie attività produttive. Stamattina ho un po' fallito, nel senso che non sono riuscita ad alzarmi all'ora che volevo. Ieri ho messo la sveglia presto, poi sono andata a dormire troppo tardi, ho continuato a studiare spagnolo, poi dopo ho fatto ancora un po' di pianificazione per l'avventura di cui vi parlavo e alla fine era troppo tardi e stamattina non sono riuscita ad alzarmi presto, ho proprio spento la sveglia e ho continuato a dormire. Non è troppo tardi, sono le 7:30, ho ancora tempo per fare cose, quindi vabbè, pazienza, farò un po' di meno. Faccio un po' di editing di un video adesso e poi studierò un po' di spagnolo e poi vedrò ancora cosa riuscirò a fare, ma intanto mi faccio un caffè. Ciao amici, è sabato mattina e siamo usciti in barca, è una bellissima giornata, non c'è molto vento, il giusto per andare un pochino a vela e provare qualche manovra in sicurezza. Questa sarà una delle ultime uscite di questo periodo, poi dopo riprenderemo un pochino più avanti, dopo la nostra grande avventura. Fa caldo, si sta veramente bene, non ci sarebbe necessità, diciamo, di avere il giubbotto, però cioè il giubbotto di salvataggio, però l'abbiamo messo visto che stiamo provando diverse manovre, facciamo tutto in sicurezza. Poi qua il vento si alza veramente alla velocità della luce. E adesso vi porto a fare una piccola veleggiata.
L'uscita in barca è stata molto piacevole, non impegnativa, abbiamo provato diverse manovre, anche sistemato un paio di cose con le vele e ci siamo appuntati dei lavori che dobbiamo fare quando torneremo qui. È stato bello uscire, poi l'ormeggio è andato benissimo. E in generale sono molto soddisfatta per come è andata questa settimana, perché non sono riuscita ad alzarmi prestissimo ogni giorno, in particolare in una giornata non sono riuscita ad alzarmi presto, però ho fatto bene o male tutto quello che dovevo fare. Adesso nel weekend finisco un paio di cose e poi potrò iniziare i preparativi per la grande avventura. Credo che la morale di questo video sia un po' che è giusto impegnarsi, secondo me è giusto cercare di porsi degli obiettivi. Per esempio per me è stato svegliarmi presto, cercare di portare a termine determinate attività, però non bisogna prendersela con se stessi se non si riesce a fare proprio tutto, perché quello che facciamo è già tantissimo. Credo che siamo fatti più per goderci la vita che per rincorrere un obiettivo dietro l'altro, quindi secondo me è giusto trovare un buon equilibrio e credo di averlo trovato questa settimana, anche perché magari ho lavorato tanto al mattino e poi sono riuscita a distendermi un po' di più dopo il lavoro e gioire un po' di più del tempo libero alla sera. Fatemi sapere come state, fatemi sapere se avete commenti, se anche voi ogni tanto cercate di alzarvi presto. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.